sulla famiglia appena celebrato è stata la prima tappa di un cammino che si concluderà nell'ottobre prossimo con la celebrazione di un'altra assemblea sul tema vocazione e missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo. La preghiera e la riflessione che devono accompagnare questo cammino coinvolgono tutto il popolo di Dio. Vorrei anche le consuete meditazioni dell'udienza del mercoledì si inserissero in questo cammino comune, su questo grande dono che il Signore ha fatto al mondo fin dal principio, quando conferì a Adamo e Eva la missione di moltiplicarsi e di riempire la terra.